Sarà operativo da lunedì prossimo, dalle ore 8, il nuovo punto vaccinale di San Benedetto del Tronto presso il centro agroalimentare nei pressi dello svincolo della 14 in via Valle Piana. Dopo 9 mesi di attività, il Palasport Speca torna nella disponibilità delle società sportive, ma prima di tornare ad usarlo sarà necessario provvedere alla sostituzione del parquet. All'agroalimentare si trasferirà anche il centro tamponi. Era giusto restituire il palazzetto alla città, agli sportivi. Noi abbiamo un luogo che riteniamo e speriamo che venga accolta positivamente, che è il centro agroalimentare. Ringrazio il centro agroalimentare che ci ospita e saremo operativi alla nuova sede già da lunedì alle ore 8. Quindi, da fino a domenica mattina, perché questa sarà la prima domenica di ottobre che saremo anche aperti, quindi venite a vaccinarvi anche lunedì mattina dalle 8 alle 14, e che siamo veramente contenti di accogliervi. Poi lavoreremo dal lunedì al sabato, dalla mattina alle 8 alle ore 13, dalle 14 alle ore 20 e la domenica invece dalle ore 8 alle ore 14. Intanto sono iniziate le somministrazioni della terza dose per i soggetti fragili e gli anziani over 80. Sono venuti sia anziani che possono pari a 80 anni o superiore agli 80 anni, a meno che abbiano avuto una vaccinazione 6 mesi precedenti, la seconda dose, possono fare la terza dose. Poi invece ci sono i soggetti fragili che possono fare la terza dose anche dopo 28 giorni dalla prima. Per quanto riguarda la terza dose, vengono usati farmaci mRNA, vaccini mRNA, quindi significa Pfizer o Moderna, indipendentemente se è stato fatto il Pfizer o Moderna nelle prime 2 dosi. Si avvicina all'obbligo del Green Pass, avete avuto dei riscontri in merito a nuove vaccinazioni? Sì, qualcuno è venuto, ma sicuramente l'attività è stata abbastanza intensa, non abbiamo avuto, diciamo, dei ritmi molto diversi da quelli precedenti. Le dosi le abbiamo, quindi bisogna solo superare le ultime resistenze. Vi rivolgo un ulteriore invito, vacciniamoci perché è un modo per recuperare la nostra libertà.